Ciao a tutti ciclofans, ben ritornati sul mio canale, benvenuti in questa Yellow Summary della tappa 7 del Tour de France. Allora, oggi tappa lunga, molto lunga, 230 km, e noiosa, molto noiosa. Ritmo lentissimo, 37 km all'ora, 38, insomma, media molto bassa, visto che la tabella oraria con la velocità minima dava 42 km all'ora. Come preannunciato, arrivo in volata, Chartres, famoso per la sua capitale, capitale, buonanotte, per la sua cattedrale. Vince Dylan Groenewegen, vincitore l'anno scorso della tappa degli Champs-Élysées, secondo posto per Gaviria e terzo posto per Peter Sagan. Dunque, di cosa parliamo oggi? Di un argomento che con la tappa c'entra, ma non c'entra, insomma. Parliamo della tappa 16-17, adesso non ricordo, comunque la tappa, quella pirenaica di 68 km, che sarà organizzata con griglia di partenza divisa, partono prima i primi 20, poi dopo un po' di tempo gli altri 20, eccetera, eccetera. Questa scelta è stata molto criticata da tanti, insomma, perché dicevano che avrebbe potuto facilitare troppo corridori con una squadra forte come Chris Froome. Però, guardando un attimo la classifica, mi è venuta in mente questa cosa, che lasciando perdere Geraint Thomas, che al momento è secondo, e Egan Bernal, Froome non ha compagni di squadra messi bene in classifica, perché in tutte le tappe corridori del calibro di Poels, Woodpoels o di Michał Kwiatkowski, ma anche per dire Gianni Moscon, in quasi tutte le tappe, compresa per dire quella di oggi, stanno perdendo secondi o minuti. Non so perché questa cosa. Perché tra l'altro la Sky non sta nemmeno lavorando in testa, ma fatto sta che Poels adesso è 133esimo, Kwiatkowski 139esimo, tipo poi c'è Moscon che è 80esimo, una roba simile. Comunque sono piazzati molto male, insomma, in classifica, e quindi Froome probabilmente si ritroverà nella tappa lì della griglia di partenza. Adesso vedremo appunto le tappe in montagna, ma probabilmente si ritroverà o solo con Geraint Thomas, o in caso di crollo di Thomas, solo magari con Bernal, o con Thomas e Bernal, ma credo che nessun altro possa rientrare appunto nei primi 20 nella Team Sky. Direi che per questa tappa di oggi è finita. Ci vediamo con la prossima tappa, tappa anche questa che sarà il giorno della festa nazionale francese, il 14 luglio, che si concluderà in volata. A precedere la tappa di domenica, che io attendo con trepidazione, insomma, che avrà come arrivo Roubaix e avrà 22 km in palè, e staremo a vedere cosa combineranno i big della generale. Comunque, direi che per questo video può essere tutto e ci rivediamo con il Yellow Summary domani, alla stessa ora circa.